Eccoci qui per un commento sempre caldi, anzi un pochino meno caldi, un pochino, un commento un po' umido su quello, perché piove a Roma, su quello che è stato un incontro mediatico e politico allo stesso tempo tra Renzi ed una delegazione del Movimento 5 Stelle che negli uffici della Camera poi, alla fine, non si sapeva dove farlo, se farlo per Sanaura per strada, da qualche parte, no? E a sorpresa è uscito fuori anche il primo ministro italiano, Renzi, che non doveva essere presente, però è stato presente. Poi commentiamo perché secondo me è stato presente Renzi. Grillo non c'era, e c'era Di Maio, vicepresidente della Camera, uno dei politici più importanti del Movimento 5 Stelle, anche se giovane, mi sembra che abbia 28-29 anni. Poi c'era Toninelli, molto preparato, che è molto esperto anche in fatto di riforme elettorali, ha fatto due proposte e mezza probabilmente, di nuova legge elettorale, che era il tema centrale e che sarà il tema centrale di dibattiti e di incontri a Montecitorio, al Senato e ovunque, a Roma, per tema di politica, per cercare di comunque cambiare quelle che sono le regole del gioco, perché hanno visto che con queste regole non si ottengono risultati, cioè anche chi vince governa male, e qui c'è il tema della governabilità dello Stato, e a volte chi vince, chi non vince invece ottiene tantissimi voti, che è come se avesse vinto. E quindi c'è anche il discorso, si è parlato dell'eventualità di inserire appunto le preferenze e anche le preferenze negative, cioè quelle di eliminare i politici, i candidati che i partiti nel loro interno decidono prima a tavolino. Quindi c'è tanto da commentare. Innanzitutto iniziamo a commentare a livello di quello che è il senso generale, perché da un lato c'è il tema delle riforme, ma ricordate che qui si fa sempre politica. E la politica vuol dire, in un certo senso, piacere agli elettori, perché sono gli elettori che decidono. E gli elettori decidono anche e soprattutto in base a chi gli piace. E insomma, Renzi lo possiamo definire non dico furbastro, perché è brutto, furbastro è furbo, è intelligente, no, furbo. Intelligente, che è un appellativo, un aggettivo diciamo positivo, mentre furbo è un po' più negativo. Io voglio dare un aggettivo, una qualità positiva. Renzi è molto furbo, non sta lì a caso, non è lì il premier a giovani, non sta lì a caso e non ha ottenuto questi grandi successi a caso. È molto intelligente perché soprattutto negli scontri diretti, lui che appunto è un sindaco, è una persona che sa sfruttare, ecco, rimaniamo in tema calcistico, che sono i mondiali, sfrutta la palla, il pallone al balzo. Cioè cerca sempre di mettere in risalto quello che sono i risultati da lui raggiunti, le sue qualità, quindi di vendersi bene e di mettere invece in cattiva luce, ma senza che neanche chi gli sta davanti, senza neanche che chi gli sta davanti se ne accorga. E quindi enfatizza sempre il fatto della sua clamorosa vittoria del 2014, che dal 1958 non otteneva questi risultati, enfatizza anche degli aspetti negativi del Movimento 5 Stelle. È stato presente, ha fatto un bel monologo, lui poi è molto spiritoso, molto simpatico, vicino a sé ha messo una bella donna del PD, anche un vincente, che ha ottenuto 230.000 posti, Moretti del PD. E ha messo poi, insomma, c'era anche, mi sembra, Speranza e un'altra deputata del PD, non ricordo, c'era Speranza, vado a memoria, c'era Moretti, vicino a lui c'era un'altra donna, con un nome un po' difficile, adesso non mi ricordo. Tanto qui stiamo facendo una chiacchierata, un monologo. E dall'altra parte c'era Di Maio, Toninelli e poi c'erano altri due, sempre maschi. Anche qui altro errore mediatico, perché lui ha pensato bene di portare due donne, di cui una anche carina e vincente.
Invece dall'altra parte, quattro maschi. Diciamo, ma che c'entra con la politica? C'entra perché la politica si fa con i voti di esseri umani che votano in base anche a cose un po' particolari. È stata votata Cicciolina, sono stati votati calciatori, si va a simpatia, si va a immagini, a look. Votano molte ricchezze, molti che non seguono la politica, vedono una bella donna, la votano, vedono, hai capito quello che voglio dire. Diceva, ma che c'entra con questo? C'entra perché, appunto, intelligente, come sa muoversi mediaticamente, Matteo Renzi. Veniamo al discorso poi quello tecnico, quello che poi alla fine è quello che conta, soprattutto nei risultati, perché alla fine puoi avere tutti i voti che hai, puoi avere tutto quello che hai fatto, però quando sei lì non riesci a governare, oppure riesci a fare le leggi, e si crea un loop, e noi stiamo sempre con le leggi che non funzionano, per fare, non so, succede una nuova, ecco, un nuovo mercato, mettiamo l'alta velocità, ma non il TAP del treno, ma l'alta velocità di internet, e prima che si recuperi passano 4, 5, 6 anni, e quella tecnologia è passata, ovviamente è successo con le web max. E così via, insomma, non si fanno leggi prontamente, veloci, c'è l'ingovernabilità. Quindi il primo tema di cui si è parlato, Renzi dice, qui dobbiamo fare delle leggi in modo tale che chi vince deve governare. E senza compromessi, troppi compromessi con gli altri, non è giusto che chi vince, uno vota un partito e poi quel partito si allea con un partito che colui che l'ha votato lo odia. Cioè io elettore odio Forza Italia, voto PD, poi il PD si allea con Forza Italia, insomma, non è giusto. È un inciucio che non ci deve essere, no? Queste situazioni. Oppure anche i battoni, per esempio, che io voto un deputato nelle file del PD e poi arriva una telefonata senza mi consenta, quanto vuole lei per venire qui a passare da me? Ma io sono col PD, ma che pensa? Ma non si preoccupi, no, ma veramente no, ma io non voglio venire, a 400.000 euro per subito, dove devo venire? Dove? Ah, il treno per Milano, dove c'è? Stavo scherzando, non è così, però insomma, giusto per far rendere un po' l'idea. Quindi, insomma, se uno vota una persona nel PD, deve rimanere nel PD, non è che te lo ritrovi su Forza Nuova o Forza Nuova, dall'altra parte dell'estrema destra, insomma, o Fiamma di Colore, ecco. Questo è il discorso. E viceversa, se uno vota Lega, non te lo ritrovi poi nel PD, insomma. E quindi, governabilità e... Altro aspetto di cui si è parlato in questo streaming in diretta, in modo che pure Grillo fa un po' di visualizzazioni in più, guadagna un po' più di soldi con questi dirette streaming, battutaccia, scherzo. E poi trasmesso anche dalla Camera, lo potete anche vedere qui appunto questo video, Camera dei Deputati. E l'altro tema, le preferenze. Noi non otteniamo le preferenze di Cerenzi perché praticamente abbiamo ottenuto tante, 280.000 con questa bella donna qui, questa bella Moretti qui, no? Oppure voi invece, non so, avete ottenuto 130 preferenze? Le preferenze. Cioè praticamente nelle preferenze si è parlato, che poi è complesso, infatti poi approfondiremo alcune cose. Si è parlato per esempio delle preferenze negative, cioè praticamente si fanno due liste, qui si dice c'è la lista A e la lista B, la lista A ufficiale poi c'è la lista B in cui uno può dire no, questo della lista A mi non piace, io elettore lo cancello via, voto negativo, meno uno, però mi piace, vorrei introdurre questo che lo metto qui, pinco pallino, va qua. È complesso, difficile, però è anche giusto, l'ha detto anche Di Maio, perché non è, cioè, il fatto che i partiti si chiudano tra di loro, mi consenta nella nostra bella cenetta, no, lì al lume di candela, casomai, no, portiamo anche qualcuno che balla, un po' di lap dance, così discutiamo un po' di politica, tra una canzoncina e l'altra, una barzelletta e l'altra, giusto così, a livello amichevole per divertirsi, decidiamo un po', no, chi presentare le prossime elezioni, anche qui sto scherzando. Però per evitare pure queste diciamo, decisioni pre-elettorali a tavolino dei partiti, così in maniera chiusa,
mi sembra anche giusto, insomma, ecco, mentre qui c'è andato via un po', ecco qui, mi sembra anche giusto che ci sia anche il fatto che il cittadino dica: ma scusate, io deficiente, morto di fame, che non conto niente, conto 1 su 50 milioni, io conto 1 su 50 milioni, sono il 50 milionesimo d'Italia, no? Quindi, cosa ci pensi, è così, c'è una cosa. Un cinquantesimo milione, un 50 milionesimo pezzettino di Italia sono io, o chiunque di noi che può 50, 40, non so. Poi molti non vanno a votare, quindi aumenta, sono due 50 milionesimi o un 25 milionesimo di Italia. Quindi pensate quanto è importante ognuno di noi, ognuno di te, no, ognuno di te, ognuno di te, ognuno di noi, quanto è importante il proprio voto, a volte uno non ci pensa. Ma quindi è anche giusto che io, piccola parte d'Italia, possa almeno dire: ma scusate, mi avete portato, il vostro partito mi piace, lo voglio votare, ma mi avete portato 30 deficienti. Mi permettete almeno di inserirne uno che credo che sia un po' più intelligente di questi 30 cretini qua? Sto ovviamente scherzando, sto esagerando, però insomma. Per esempio, ha detto Di Maio, giustamente, ma come, non è possibile che poi ci si presenti? Bellissimo, è stato bravissimo. Poi, ha detto, ci si presenta una lista dove sono indagati, persone sospette, chiacchierate, di tutto, cioè di tutto, poi è chiaro, vengono elette queste persone, pregiudicati, vengono elette e poi noi dobbiamo stare, ha detto Di Maio, come anche vicepresidente della Camera, 60 giorni a scannarci tra di noi in Parlamento per decidere se autorizzare o no la sua reclusione. E infatti succede così, poi si viene a Pizze vuol dire a Roma, a Ceffoni, come dire a Milano, non so, la pizza, una, uno schiaffo, a Napoli, come dire, la mappina, come si chiama, no? Insomma, a schiaffi, in italiano si dice. Si prendono a schiaffi, a pugni, salgono sui banchi, no? Anzi, c'è stato uno del PD che è stato assicurato abbastanza celermente, ma ci sono stati altri personaggi, mi consenta che per assicurarli non sono passati 60 giorni, caro mio Toninè, come si chiama, Di Maio, ma sono passati 60 anni. Io non lo so. Poi dice che sto scherzando ovviamente, e scherzo proprio. So, però succede appunto, quindi torniamo seri, parliamo di tecnica elettorale, quindi è anche giusto che un minimo ci sia, al di là delle primarie, che in alcuni partiti sono vere, nel PD le primarie sono vere, credo, abbastanza sicuramente. Anche nel Movimento 5 Stelle, mi sembra, no? Perché anche loro facciano le primarie. Ma su altri partiti mi consentono, di quale primarie stiamo parlando? Tra io e io, tra me e me. Io decido, primariamente, che io sono il candidato premier. Pazzesco. Pazzesco. Quindi è anche giusto che il cittadino decide se fare se qualche chi deve, insomma, deve presentarsi alle elezioni anche a livello di liste. E poi si è concluso con Renzi che stava con una gamba sulla sedia e un'altra che stava già per andare, poverino, aveva a secondi, a minuti un incontro internazionale e quindi no. È vero, però il fatto di dirlo enfatizza appunto le sue qualità, quindi non perde occasione di prendere, avere la palla e di tirarla verso la porta. Renzi, da bravo politico che sa muoversi a livello mediatico in maniera strepitosa. Poche volte ho visto un politico bravo come lui a livello di risposte, di apparire. Grillo, per esempio, anche bravo, Grillo, ovviamente, quasi, nei monologhi è fortissimo, Grillo, è imbattibile. Ma se già Grillo lo piazzi, vicino a un altro, e non me ne importa niente a me di parlare, non aspetta, com'è? Non me ne importa niente a me di parlare con uno come te, insomma, sì, io non so parlare genovese, non so parlare nessuna lingua, neanche l'italiano, anche il romano, però io non so parlare genovese, volevo imitare un minimo Grillo, no? Che quando si è presentato agli altri. All'altra diretta streaming, è stata una diretta streaming, sempre pubblicata anche sul suo blog, per alzare un po', scherzo, appunto, ha detto di fronte a Renzi, si è seduto, ha detto,
ha detto: non mi interessa a me parlare con uno come te che ha preso 15 milioni di voti, 20 milioni del tuo partito, ciò che rappresenti a me non mi interessa. E invece adesso ho mandato la lettera a Renzi. Renzi, perché non ne riparliamo, sai, abbiamo perso un sacco di voti, forse è il caso che un po' ci rimettiamo un po', ne parliamo un attimo, no? Ti mando qualcuno. Ecco, appunto, dicevo, Grillo negli scontri diretti, negli scontri face to face, non sembra così bravo come Renzi, secondo me. E infatti anche da lei si fa perso parecchi punti, no? Non è piaciuto molto. E invece nei monologhi si capito. Perché no, Renzi è molto bravo dal punto di vista degli scontri diretti, mettiamola così sul piano calcistico, anche bravo sul monologo, ho visto un bel monologo a Piazza del Popolo, proprio in quello finale per l'elezione europea, è stato trascinante, dire, abbastanza convincente. Poi, nei fatti, vedrete, non è che una persona può cambiare l'Italia, non sarà Grillo. Non sarà Renzi, però è giusto che ci siano questi leader politici carismatici che possono comunque, no, mettere sul tavolo, come ieri, c'è chi il voto di protesta, il voto quello massiccio, proprio popolare, quello, e anche quello di un certo tipo, questo cerco di imitare lui, però io non sono grossa, non so imitarlo. Mi consenta, solo dire, e già ricordami, basta con dire, cioè, mi consenta, si capisce di che sta parlando. E appunto ci sono, no, certi tipi di personaggi ci sono stati. Quindi chiudiamo, Di Maio ha detto delle cose, ragazzo molto in gamba, Toninelli anche, Renzi lo conosciamo tutti, gambissima, che lo si voglia o no, è così. La bella donna gli ha fatto la sua parte, la deputata Moretti, e poi c'erano gli altri che facevano un po' di arredo, diciamo così, di contorno, di punti, come si dice, vabbè, di contorno. Toninelli mi ha detto una cosa interessante, no, mi sembra che abbia detto un po' tutto. Ah, ecco, questo è interessantissimo, fondamentale su questi incontri. Ovviamente non è che si riforma la Costituzione e anche le leggi elettorali così da un giorno all'altro, ci saranno vari incontri, allora Renzi ne vuole fare il meno possibile perché c'è tanto da fare, ha detto va bene, fa a Renzi, noi metteremo tutto online, le nostre proposte chiare e poi voi in modo che le vedete e casomai suggerite, correggete, ci date delle risposte, così in modo che sarà tutto chiaro per voi, per noi e per gli elettori. E Di Maio giustamente ha detto sì, ok, che noi abbiamo perso tanti voti, che insomma in Parlamento fino adesso abbiamo fatto solo qualcosa di promozione, perché io ho visto quello che ha fatto il Parlamento, io ho visto quasi tutte le sedute di assemblea a Montecitorio, al Senato un po' di meno, ma a Montecitorio ho visto quasi tutto quello che dovevo vedere e devo dire che il Movimento 5 Stelle, è stato soprattutto al 90% un partito, un blocco di partiti che si alzavano, chiedevano la parola e iniziavano ad attaccare tutti quelli che potevano attaccare, a ripetere per mesi, ormai è passato un anno o più, sempre le stesse cose. Quindi avranno pure proposto qualcosa, hanno proposto per esempio anche spesso anche gli atti di accusa contro, no, contro l'ex ministra Cancellieri, però hanno fatto qualche proposta, però soprattutto Di Maio, non mi si può negare che il Movimento 5 Stelle è andato in Parlamento per andare a rompere i coglioni, lo dico con grandissima enfasi, non dico mai la parolaccia, stavolta ci sta bene, andare a rompere le scatole ai politici, alla casta. Ovviamente questo però a un certo punto ha stancato anche una parte di chi li ha votati, ha detto ok, ho capito, adesso fate qualcosa, no, che stiamo facendo, soltanto la distruggere, insomma. E infatti è stato castigato. Però quello che voglio dire è che Di Maio però ha detto, a parte queste battutine, queste frecciatine che sono condivisibili o no, però poi ci sono i dati di fatto, ci sono i dati di fatto, ci sono i video della Camera, ci sono le leggi fatte, insomma, lì non si piove. E Di Maio ha detto, non esiste proprio, caro Renzi, che tu ci fai le proposte e noi ci dici ce le votate o no. Cioè, che dice? Cioè, vi piacciono o no? Vuol dire che la cosa è un out-out,
ci deve essere un confronto. Cioè, ripetiamo, forse non mi sono espresso bene. Ha detto Di Maio, ha detto a Renzi che, caro Matteo, anzi, bellissima anche questa cosa, apriamo un'altra parentesi, mentre qui se ne va la cosa, bellissima questa. Renzi ha detto, caro Di Maio, diamoci del tu. E Di Maio ha risposto, faccia come crede. No, mi ha detto, aspetta, faccia lei. No, per dire, io comunque le do per lei. Perché se mi prende, non so perché. Poi, insomma, lì l'ha un po' fregato, no? Come si dice, un po' ha sfruttato lui un po' mediaticamente la cosa. Va bene, comunque sono dettagli. Di Maio ha detto, caro Premier, caro Renzi, lei, perché Di Maio usa solo il lei non si deve, però, voi, lei non deve credere che propone e noi, ci dice di votare, noi andiamo lì e votiamo, insomma. Non è un confronto. Confronto è che voi proponete e noi valutiamo in caso diciamo sì o no, ma è anche il contrario che noi, il Movimento 5 Stelle, veniamo da lei, Matteo Renzi, il Premier, le proponiamo delle cose e lei le va, oppure no. Si può, ci deve essere la possibilità di inserire emendamenti, che sono appunto queste varianti, no, delle leggi, questi cambiamenti, no, inserire degli come si dice, degli approfondimenti, delle specificazioni, una cosa del genere, insomma, qui ci deve essere un dialogo di confronto. Quindi molto costruttivo, molto, per adesso solo parole, però insomma l'altro era durato pochi minuti, quello tra Grillo e Renzi, qualche mese fa, questo è durato circa un'ora, almeno insomma. Almeno si comincia a parlare, almeno Grillo ha mandato qualcuno, sta cominciando ad aprire bocca Grillo e a parlare con gli altri politici come lui, che lo voglia o no, anche lui adesso fa parte di quella che è la casta.